Nel 1958 Paolo e Franco Spinola, gli ultimi marchesi della famiglia Spinola, quando donarono il palazzo allo Stato italiano perché diventasse un museo, posero come vincolo che mantenesse, qualunque moda museografica fosse venuta in auge, l'aspetto di dimora. Questo di salotto in salotto è evidente. Ma indubbiamente la mancanza dei luoghi privati, dei luoghi d'uso, dei luoghi della vita quotidiana limita moltissimo la percezione del museo come una casa, se non in questo ambiente, la cucina che tutt'oggi dà il senso del calore del vivere quotidiano, dà il senso di quello che doveva essere a tutti gli effetti una casa abitata. La cucina che vediamo è la versione ottocentesca delle cucine del palazzo, quella che si deve probabilmente alla ristrutturazione del nuovo proprietario di inizio 800, Giacomo Spinola di Luccoli. A lui si deve la nuova modernizzazione con il Rumfaux, i nuovi sistemi di alimentazione del fuoco, di riscaldamento dell'acqua. E anche questa attenzione, che poi diventa una delle caratteristiche delle cucine storiche genovese, di attenzione all'igiene, grazie al rivestimento, non ancora in mattonelle, ma già in marmo, delle pareti facilmente lavabili. In questa stanza, sulla base degli inventari che sono conservati nell'archivio, vi era una ricchissima quantità di utensili, soprattutto di rami, decine e decine di rami che servivano ovviamente per la preparazione degli alimenti. Tutto quello che in realtà faceva parte quindi degli attrezzi per preparare i cibi, purtroppo non è stato conservato e in un qualche modo si cerca ora di rievocarlo per dare il senso di quello che appunto era il modo di preparare i cibi, gli strumenti con cui li si lavoravano e il tipo di alimentazione che doveva nutrire la famiglia padrona di questo palazzo.